Prima la pandemia, ora lo scoppio del conflitto in Ucraina. Non c'è pace per l'aeroporto delle Marche che, dopo aver patito le conseguenze derivanti dalla crisi sanitaria, si trova ora a dover fare i conti con quelle della guerra nell'ex paese sovietico. Pochissimi passeggeri e tratte sempre più in crisi per uno scalo, quello dorico, in costante sofferenza da ormai un paio d'anni. Ad illustrare la preoccupante situazione del Raffaello Sanzio sono i sindacati che pongono l'accento anche sulla situazione occupazionale. In questa situazione noi ci troviamo ovviamente ad affrontare un momento di grande difficoltà. Abbiamo utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali possibili per affrontare anche il problema dell'occupazione, anche se purtroppo abbiamo visto poi comunque quello che è successo, e quindi lo scoppio del conflitto nell'est Europa sicuramente non aiuta questa situazione di difficoltà in cui l'aeroporto delle Marche si trova. Lo scoppio del conflitto russo-ucraino potrebbe in realtà rappresentare un banco di prova importante per lo scalo regionale. Da un punto di vista della logistica, il nostro aeroporto potrebbe essere importante, come lo è stato nel periodo della guerra dei Balcani, che è stato un aeroporto importante per il ponte umanitario per quell'area geografica. Quindi abbiamo un'infrastruttura capace, con una pista che è capace di far atterrare e decollare qualsiasi tipo di aeromobile, per cui potrebbe essere utilizzato in questo senso da un punto di vista logistico. I sindacati si appellano ora alla Regione, chiedendo un incontro urgente col presidente Acquaroli. Alla Regione Marche noi chiediamo un paio di cose. La prima, che vengano riconosciuti ristori relativi all'anno 2020, anno in cui eravamo in lockdown, eravamo tutti chiusi in casa, non ci si poteva muovere, ma l'aeroporto è rimasto aperto con importanti costi di gestione. L'altra cosa che chiediamo è l'apertura di un tavolo di confronto con il presidente, che ha le deleghe alle infrastrutture, un tavolo di confronto sulle infrastrutture dei trasporti, e questo alla luce da una parte della pandemia che sembra se ne stia andando, dall'altra alla guerra che purtroppo è scoppiata in questi giorni nell'est d'Europa, e anche alla luce del PNRR.